Eh sì. Allora ricominciamo, ragazzi. Ricominciamo. Per chi lo guarda su YouTube, dico ricominciamo perché in realtà noi siamo qui in live già da 1 ora e 10, ma mi ha crashato il gioco all'improvviso e non c'era un salvataggio, quindi devo ripartire da devo rifare 3 partite che avevo già fatto in realtà, in sostanza, quindi per onestà, diciamo a chi guarda su YouTube che tutto sommato forse non è un male, nel senso che avevo giocato 3 partite, le avevo perse tutte e tre. Quindi possiamo solo andare meglio, al massimo andiamo uguale. Però mi rode perché abbiamo buttato 1 ora di gioco che potevo impiegare diversamente. Quindi ripartiamo, rigiochiamo col Torino. Prima era finita male, era finita 4-0 sta partita. Quindi, visto che era finita male, io proverei ad imparare qualcosa e a cambiare formazione. Lo so Luca, ma il salvaggio ogni giorno di gioco diventa lentissimo il gioco. Già adesso è un gioco molto lento. Se, cioè, il salvaggio è un casino. Ma poi non ho capito che il gioco deve crashare senza motivo. Comunque, andiamo. Prima ho giocato col 5-3-2, è andata malissimo. Quindi proviamo a essere un pelino più offensivi. Mettiamo Ngawa. Mettiamo. Ok, Bianco, Kwan, Verre. Ecco, l'unico problema è che io farei giocare Verri qui adesso perché Cremonesi, Dragomir vuole riposare, siccome ha fatto tanto in questi mesi, no? Ha fatto così bene che ha bisogno di riposo. Maledetto. Ma scusami, ma invece Kingsley qui? Forse King. Vabbè, Kingsley o Verri, insomma, più o meno fa lo stesso. Mettiamo Kwan, Kingsley bianco, Verre in appoggio a Melchior Rivido. Più o meno, dai. Ok. Che dice Dragomir? Ok. Chiaramente, ecco, dobbiamo giocare con Falasco a sinistra perché abbiamo sia Alici che Felicioli, due terzini sinistri, entrambi squalificati. Quindi andiamo a giocare così. Allora. Diciamo alla squadra che non abbiamo nulla da perdere. Ok. Diciamo alla difesa che fate del vostro valore. E diciamo al centrocampo che non c'è pressione. Ok. Mentre all'attacco diciamo qualità cattiveria sotto porta. Confuso e demotivato. Video è confuso e demotivato. Perché io mi aspetto molto. Vabbè. Leva, manda, via. Che stress, ragazzi, dai. A me mette pensiero quel cavolo di Falasco lì a sinistra. Anche se magari come terzino bloccato può andare meglio. Piuttosto che una difesa 5. Bravo Bianco, tira Ngawa, tira. No. Che occasione. Occhio, eh. Occhio che se perdiamo palla qui siamo scopertissimi. Bravo, bravissimo. Vai, Verre. Metti la bella tesa. Insomma, un po' lunga. Va bene, rimaniamo lì. No, ragazzi, perché apprensivi e nervosi?
nessuna pressione. Giocate con calma. Apprensivo Falasco, vabbè, c'ha pure ragione, una pippa. Cartellino giallo per Baselli. Pensa se segna Falasco. Guarda che ha fatto. Ciao Dema. Di nuovo nervoso, Vido. Siate creativi, ragazzi. Siate creativi. No, tutti ispirati, a parte Gyomber, che lui giustamente la creatività non ce l'ha. Sì, esatto, me l'hanno già chiesto, non c'è problema. Mi fa piacere il fatto che mi chiedate queste, che mi chiediate queste cose. È andato molto bene questa prima settimana di lavoro. Sono molto soddisfatto. Mi trovo bene e va bene. Certo, è stancante, ma va bene. Marchiamo stretto Belotti. Ok, Falasco. Tira, Falasco. Niente, Falasco ogni volta che è lì perde palla, guardate. Guarda, cioè, si blocca, gli si blocca il cervello. Fermate Belotti, ferma Belotti, ferma Belotti. Questa è colpa di quella pippa di merda di Falasco. Pippa di merda. È riuscito a farci prendere gol da un'azione d'attacco. Che coglioni, oh. Che coglioni. Fanculo. Coraggiamoli, dai. Che non stavamo giocando male, io non volevo dirlo per non portare male, che abbiamo iniziato molto bene. Dai Verre, dai Verre. Niente. Ancora Falasco. Va in Gawa, bravissimo Gawa. Chi la prende? Chi la prende? Chi la prende? Quan? Non darla a Falasco. Oh, Fido! No. Ragazzi, dai che va bene. Cioè, non c'è nessuno in mezzo. Occhi Ansaldi. Madonna Gabriel, ma che c'hai? Guanti insaponati? Bravo, Yamik. Ok. Non sapevo fosse diventato vivo. Dai, è stato un buon primo tempo. Peccato per quella cazzata di Falasco, perché è stato un buon primo tempo. Energico. Nessuno si aspetta una vittoria, per cui andando in campo per non avete nulla da perdere. In attacco, credo in voi. Difesa, ma perché? Perché ti devi deconcentrare se ti dico che stai giocando bene? Ma in base a cosa? Incredibile. Centrocampo, non c'è pressione, facciamo così, no? Fatto più danni che altro questo discorso alla squadra. Esatto, a Bubu. Io ci ho provato a incoraggiarli, a di loro che stanno giocando anche bene, perché se non era per il signor Falasco questa partita era sullo 0-0. Però vabbè. Mostrate un po' di grinta, dai. Vediamo un po'. Gasati del feedback, vediamo. Ok.
Molto bene. Complimenti per la marcatura, bravi tutti, eh. Chi è questo? Gyomber? Che perché gli ho detto che giocava bene, non deconcentrato? Vabbè. Gol del Torino, De Silvestri. Niente, la squadra ha ceduto completamente, dai. Facciamo così. Facciamo giocare un po' a bianchi mano. E mettiamo anche Mustacchio. Andiamo in molto offensiva e magari, boh, visto mai che casualmente la riapriamo. Ah sì, mi fai mettere siate creativi, porca miseria. Che è successo? Chi è che ha preso la botta al polpaccio? Vabbè, tanto ho finito i cambi. Peccato perché abbiamo fatto un signor primo tempo. Ah, è Falasco, è quella pippa di Falasco che ha preso pure il palo nonostante tutto. Grazie a Falasco non lo vedrà più il campo dopo sta partita. Continuiamo a fare i cross, dovinare non c'è nessuno, pure questa cosa andrebbe capita. Vabbè. Bravo, Ngawa, va bene, dai. Va bene, va bene. Dai, su, fa finita la partita, che tanto è inutile. Forse avrei dovuto fare turnover. Vabbè, no, però era giusto giocarsela. Dai, metti caso che uno passa al turno. Sì, vabbè. Metti caso che uno passa al turno. Comunque gli attaccanti male male, eh. Non fanno più gol. No, Yannick, no. Ma che senso ha farsi squalificare a 5 minuti dalla fine sul 3-0? Ma perché? Ma perché? Perché queste cose? Perché? Perché? Senso ha? Che senso ha? La cosa che mi dà più fastidio è più te Zaza. No, non mi piace per niente. Dai, su. Poniamo fine a sta agonia. Ancora 20 secondi. Oh, meno male, è finita, dai. Spogliatoio. Allora, io mi devo accanire un attimino con Falasco, scusate. Là. Prima parla la squadra. Ma una squadra non ho molto da dire. Aggiusteremo tutto in allenamento. Chi è? Chi è che è deconcentrato? Melchiorri. Dov'è Falasco? È inaccettabile.
farà nulla da segnalare, basta, finisce il discorso alla squadra. Volevo mettere la schedina, la Roma me la vince facile, vero? Posso mettere l'handicap? Assolutamente no. Beh, ma se vuoi perdere la schedina, giocati la Roma. No, la Roma no. La Roma poi specialmente quest'anno, lasciate proprio perdere, non la giocate mai, mai. Non metterla, fidati. Poi sicuramente vincerà 4-0, ma tu non metterla perché è molto meno scontata di quello che potrebbe sembrare. Fanasco fuori solo 3 giorni, peccato. Bianchi mano, vabbè. Questa non la vediamo mai alla porta. Esatto, adesso ci attende il cordone terzo in classifica. Bene. Con Gyomber e Kwan squalificati, molto bene. No, pure Bianco infortunato. Allora, facciamo la formazione per questo Perugia-Crotone. Torna Dragomir. Io però voglio vedere Dragomir inizi a fare qualcosa di utile a sta squadra. Mettiamo Berre. Ok. Bianco no però. Posto di Bianco chi metto? Gnucuri. Può giocare Gnucuri. Dai, facciamo Gnucuri, Kwan, Berre. Anzi, vi dirò. Facciamo Gnucuri, Moscati, Verre. Ecco, ok. Un po' di fosforo a centrocampo ci vuole. Poi mettiamo. Portiamo Felicioli, chiaramente. Torna Ligi, che per fortuna. Via. Ok. E basta. Eliamic, Ngawa, Gnucuri, Verre, Moscati, Drago. Per forza, non è che abbiamo molto altro da fare. Dai. Dai, proviamo così. Allora, io dico alla squadra che voglio la vittoria. All'attacco dico che voglio vedere Gattiera sotto porta. E sembra confuso. Ma dico, Vito, il tuo ruolo è di fare gol. Perché ti confonde se ti dico che voglio che fai gol? Senza un senso. Prendete il controllo del centrocampo, per favore. Difesa. Voglio una fase. Niente. Non frega niente a nessuno di quello che dico. Vabbè. Cominciamo molto male. Anzi, vi dirò, mentalità positiva. Giochiamo in casa. Fallo, fallo. Ammoniscilo, Sampirisi. Chiedi all'assistente. Vabbè. Conferma modifiche, dai. Nulla. Istruzioni, siate creativi. Sì, così confuso da colpirsi da solo, esatto. Alici ci fa vicino. Dai, ragazzi, su. Ok, cartellino di giallo Rodan. Bene. Io però vorrei domandare di più. Venga, Ngawa, sali Ngawa. Bravo, vai dentro il campo. Bella la palla, peccato. Era una bella idea. Ecco, mostro buco però chi lo copre? Bravo, gli amici. Bravi. Bravo. Moscati recupera, metti da giù. Bravissimo, ricomincia. Dai. Bravo Eliamic, bella sta palla. Melchiori non sbagliare. Ma porca puttana, bro, ragazzi, sotto porta sti gol vanno fatti. Vanno fatti sti gol sotto porta. Tira. Bravo Verre. Meno male che avevo chiesto cattiveria sotto porta. Perché sti angoli così? Ma che senso c'hanno?
Sì, Alici, tira in porta, tira in porta, che fatto bene. Intanto se la metti in mezzo, qua stai due vippe che c'ho davanti, non la beccano mai la porta. Beccano solo il portiere. Bravo gli amici. Dai. Venga qua, in verticale, bravissimo, video non sbagliare. E la tira addosso al portiere. E la tira addosso al portiere. Ovviamente. Adesso prenderemo gol. Vido? Niente. Niente, niente, niente. Stiamo producendo tantissimo, ma non si segna. È ancora che battiamo gli angoli senza nessuno in area. Aspettiamo, lasciamoli fare. Ancora. Che fa Gnupri? Niente, madonna, quanto mi serve un battitore di punizioni. No, Chiomber, giocala da lì, non azzardare cose che non ti competono. Dai Moscati, ma quanto stiamo creando? E ancora battiamo l'angolo senza nessuno che occupa l'area. Gnupuri, bravo. No, scusa, non volevo fare sta cosa. Non volevo fare sta cosa, scusa. Domanda di più. Sì, no, siamo delle pippe clamorose davanti. Ma proprio clamorose. La squadra è normale, stava già 2-0, ma normale, eh. La squadra forte stava anche 3-0. Noi si fa una fatica enorme a segnare. Energico. Dai. Dai, ragazzi, però l'attacco. Non mi è piaciuta la vostra fase offensiva. Oh, carichi, così vi voglio, dai. E allora invece dico, credo in voi. In difesa uguale, credo in voi. Vai, tutti felici. Mo' però fate felice pure a me, eh. Siate creativi. Calmi, ispirate del feedback, tutto bellissimo, però adesso facciamo gol. Dai. Cinquantaduesimo, ancora non succede niente. Moscati. Attenzione a Sampirisi, fermatelo, fermatelo. Mamma mia, che rischio. Dai, raga, però. Che sbaglio sempre tasto io. Io voglio vedere di più. Di più. Forza. Tira, tira. Tirate. Ma si può anche tirare in porta, ragazzi. Fuori gioco. Giuro che mo metto un mustacchio per la disperazione. Mostrate un po' di grinta, per favore. Attenzione, gol di Simi. È buono, annullato. Meno male, meno male, meno male, meno male. Ragazzi, che vogliamo fare? Ma che cosa fai, Melchiorri? Ma che cosa fai? Vabbè, ho capito, va. Mettiamo Guan.
posto di Moscati mettiamo Mustacchio a questo punto, al posto di Melchiorri. Sì, esatto. E poi mi metti pure chi mi metti? Nessuno, perché abbiamo finito. Beh no, c'è Kingsley volendo, che magari un po' di forze fresche a centrocampo possono fare bene, anche se Verre non aveva giocato male, però dai, quest'ultimo quarto d'ora giochiamocelo così. E io quasi andrei in offensiva, guardate che vi. No vabbè, lasciamo positiva, senti, facciamo casini. Però voglio vedere un po' di grinta, eh. Dai. Più creatività. Dai, su. Bravo. Mettila bene, Ngawa, mettila. Porca puttana. Guarda, se mo becchiamo pure il contropiede, eh. Ecco, appunto. No! Meno male, Gabriel. Bravo, Quan! Bravissimo, Quan! Vabbè. Calmo, questo è da giallo. Non facciamo cose avventate, arbitro. Sì, avvicini un po' più veloce, però. No, no, no! Rosso diretto, no! Mamma mia. Quindi giocheremo senza video col Padova, eh. Abbiamo finito gli attaccanti, ragazzi. Giochiamo con Mustacchio che è in esterno. Molto bene. Il calcio volante senza senso. Ci avesse quella cattiveria quando calcia il pallone in porta, video. Avevamo 10 punti in più. Dai, dai, dai. Dai! Dai! Dai, Mustacchio, che sei solo, dai, Mustacchio! Giustamente lì deve esserci video, ma non lo vedi che non c'è più video? Dai, ragazzi, dai, dai! Domanda di più! Ma d'altronde, Mustacchio lì da solo che fa? Oh, no, no! Mamma mia! Vabbè. Finita, arbitro. È finita. È finita. È finita. È finita. Mamma mia. Vabbè, prendiamoci sto punto, però. Cioè, per come abbiamo giocato, doveva andare in altro modo sta partita. Non essere troppo duro con i ragazzi, dici? No, io sono duro sì invece con i ragazzi. Sono duro con i ragazzi. E dov'è Vito? Io dovrei essere duro pure con lui. Vabbè. Lasciamo sta. Non va bene così. Non va bene. Adesso io non so come giocheremo senza video, perché non posso neanche fare ricorso. Vabbè. Ragusa solleva dubbi sulle condizioni fisiche di Dragomir. Mo che c'ha Dragomir? Ancora riposo? Ma si è già riposato. Io vabbè. Consigliamo a Dragomir riposo. Quindi giocheremo anche senza Dragomir. Sinceramente mi sento bene, non sono sicuro di dover stare a riposo. E se per la prossima partita ti facessi riposare? Accetto il compromesso. Perché non provo un altro modulo? Tanto vabbè, la cremonese sono i mandolini. Non provo un altro modulo perché non ho i giocatori per farlo un altro modulo. In realtà io avevo già iniziato con un modulo diverso in questa stagione e l'ho già cambiato una volta. Anzi no, il modulo forse non l'ho propriamente cambiato. Però con i giocatori che ho non posso fare molti altri moduli perché non ho esterni. Quindi devo fare necessariamente un modulo che non preveda esterni. Per cui non ho molta scelta. Poi adesso non abbiamo più neanche gli attaccanti, per cui boh. Giocheremo con Mustacchio che è un esterno a fare da seconda punta alla seconda punta, che è Melchiorri che farà la punta.
evidentemente. Mo vediamo un attimino. È un bel problema perché la partita col Padova bisogna vincerla e non sarà difficile. Devi essere un po' aggressivo con la squadra. Beh, ci ho provato. Ci ho provato. A me dispiace per Dragomir che mi sta veramente deludendo. Perché in realtà potenzialmente uno dei giocatori più interessanti che abbiamo in rosa. È un giovane molto molto interessante, però gioca proprio male. Qualcuno mi aveva scritto nei commenti che rende con un modulo diverso da quello che uso io, che è un modulo che però per esempio agli esterni mi pare fosse il 4-2-3-1. Probabilmente è vero, ma io non ho gli esterni, quindi finché non abbiamo la possibilità di fare un po' di mercato, siamo costretti a giocare con questo modulo. Non ne sono entusiasta neanche io in realtà. E mi scoccia il fatto che per alcuni ruoli non ho dei cambi affidabili, per esempio Bianco, io non ho un altro regista, un altro mediano da mettere davanti a difesa. Quando non gioca Bianco è un problema, perché si può giocare in Ñukuri, ma è gente che può giocare, non è gente di ruolo. Lo stesso dicasi per Dragomir, Dragomir è l'unico che può giocare in quella posizione e gioca malissimo. Comunque, questa è una partita in cui arriviamo teoricamente da favoriti, però... Oh, potremmo pure giocare con Bianchi mano volendo, eh. Io però farei giocare Mustacchio. Facciamo così. Facciamo giocare Mustacchio. Sì, non è il massimo, però proviamo, poi mettiamo Bianchi mano sicuramente. E basta. No, però rientra Bianco a proposito. Rientra Bianco, facciamo Bianco, Mosca di Verre. Dai. Bianco, Mosca di Verre, Dragomir e Mustacchio. Però forse ci vuole uno che faccia un po' di legna. Io Ñukuri lo farei partire. Facciamo così. Visto il mercato di gennaio da 15 giorni, perché non pensi di comprare un paio di ali offensive per darti la possibilità di cambiare modulo? Perché non ho i soldi per comprarli. Abbiamo zero di budget. Allora, io voglio la vittoria. E in attacco... Credo in voi, che non posso aspettarmi tanto con l'attacco. Mi aspetto che prendiate il controllo del centrocampo e in difesa voglio vedere una solida prestazione in difesa, non frega niente a nessuno. Dai. Dovremmo fare un po' di mercato in uscita, sicuramente c'è qualche giocatore scontento tipo Monaco. Probabilmente anche tipo Mustacchio che vorrà andare via. Vediamo se riusciamo a fare un po' di cassa e poi però... Questi sono giocatori con cui non è che fai chissà quanto, quindi non lo so. Col mercato la vedo veramente dura. Parametro 0 prestito è una possibilità. Molto più parametro 0 che prestito. Io non credo molto nei prestiti perché dipende di chi prendi in prestito. Se prendi un giocatore già fatto, pronto e finito, che ti aiuta, sì. Giocatori giovani, no. È inutile prenderli in prestito perché ti arrivano che sono giovani e acerbi e devi farli crescere. E una volta che sono cresciuti, tornano a casa, quindi non c'ha molto senso. Ragazzi, questa partita va vinta. Quindi forza. Bravo, un stacchio. Siate creativi, fate quello che volete, ma vinciamo sta partita. Ok, sì, parametri zero. Io infatti spero molto, confido molto nel... No, no! Mamma mia, confido molto nel mercato dei parametri zero. Stiamo per fare una guaglia clamorosa, eh. Bianco, perché è sotto pressione per il feedback? Dai. Su, ragazzi, su. Inserzioni squadra. Ok. Dai.
Che ci fanno questo possesso senza senso del Padova? Ah, ecco perché. Perché muovono a fare gol. Bravo, Gabriel. Bravo. Però, ragazzi, non si può giocare così, eh. Mostrate un po' di grinta, cazzo, dai. Padova è undicesimo in classifica. Siamo in casa. Bisogna. Anzi, no, non siamo in casa. Siamo in trasferta, non è vero. Chiedo venia. È uguale, però. Bisogna vincerla, sta partita. Bisogna vincerla. Cheat. Incoraggio. Alice ha fatto molti errori oggi. Vabbè, mo sostituirla al 38esimo non penso sia utile. Sì, Mustacchio, mettile in mezzo. Sì, traversa. O comunque poi ti dice pure male, perché ogni volta così. Cioè, abbiamo più legni colpiti che gol fatti. Potresti dare un'occhiata alla lista dei cedibili, perché a volte riescono a prendere giocatori pronti, aspetta. Giocatori pronti anche in prestito, senza riscatto, con e senza riscatto la possibilità di pagare solo una parte dello stipendio. Sì, ma infatti mo gennaio proverò a fare qualcosa, perché altrimenti. Al di là del fatto che bisogna alzare la qualità della squadra, la rosa è veramente corta. E ragazzi, non ci siamo per niente. Mustacchio, non c'è pressione oggi. Non c'è pressione. Facciamo il secondo tempo, ma insomma. State avanti. Niente. Ah, è vero che Dragomir dovevo farlo riposare, vabbè. Cioè, alla fine anche sti cazzi, perché non c'ho nessuno da metterci adesso lì. Beh, bravo Dragomir, dai. Se non altro ci hai provato. Bravo Aligi, bravo, dai. Bravo, Mustacchio. Niente, ragazzi, continuiamo a tirare addosso al portiere. E continuiamo a battere gli angoli a cazzo di cane. Alici però lo tolgo, che pure ammonito. Mettiamo Felicioli, mettiamo Bianchi Mano al posto di Mustacchio, che insomma. Anzi no, Bianchi Mano, fammi proprio l'uomo d'aria, va. Sì, vai, vai. Fammi l'uomo d'aria. E niente, mettiamo anche Moscati, tanto. Andiamo su molto offensiva perché qui non si è capito che dobbiamo segnare. Grinta ragazzi, grinta, su. Bravo, bravo. Dai, dai. Dai, Verre, che siamo di più, ragazzi. Siamo di più, ragazzi. Non possiamo sbagliare. Bianchimano, non sbagliare. Bianchimano! Bianchimano, non sbagliare! Bianchimano, non sbagliare! Finalmente uno che non tira addosso al portiere, dai. Dai, ragazzi, dai. Dai. Occhio adesso, eh. Occhio.
Occhio. No, così però, ragazzi, ma Gabriel! La difesa ferma, mamma mia, che tristezza, però, che tristezza, che mestizia, che schifo. Grinta! Branco de Pippe. Niente. Ah, traversa ancora, ovviamente. Certo, che se non prendiamo due pali. Sta diventando come FIFA, come FIFA. Se non prendi almeno un palo, almeno. Dai. C'è niente. Davanti. Ma mamma mia, ragazzi, che pippe. Dai, dai, pallone, dov'è il pallone? Manca un minuto, dai. Lo capite che dobbiamo segnare? Forza, forza davanti a questo pallone che abbiamo ancora 20 secondi, dai! Bravo. Che cazzo fai, Felicioli? Che cazzo fai? Io so. Io sono imbestialito, io sono imbestialito, aggressivo. Queste gare si devono vincere. E dov'è la difesa? Difesa. Aggressivo, non mi è piaciuta la fase difensiva. Sfiduciati, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Si può prendere quel gol da dementi proprio. Ma. Incredibile. Tanto il Verona esonera grosso. Ho capito che ci sono dubbi sulle condizioni di Dragomir, ma ha rotto pure un po' le palle, non c'ho nessuno da mettere. Tenesse duro che ormai siamo al 17 dicembre, 2 settimane e torna Nasri. E poi Dragomir, tranquillo, che ha voglia riposasse. Vabbè. Quindi eccoci qua, sempre al sesto posto, sempre che balliamo lì in piena zona playoff, ma non si riesce a fare quel passettino in più che invece andrebbe fatto. Oltretutto, prossimo incontro è con la, credo, capolista, al Cittadella. Vediamo un po'. Eh sì, prima nella Serie B. Quindi io non posso fare l'attacco a 1 a Bubu perché non ho gli esterni. L'attacco a 1 si fa con gli esterni, io non ce li ho. Pensare che la volta scorsa ti avevo detto almeno con FM ti restava il contrario di FIFA invece. Sì, no, ma FM è comunque molto migliore di FIFA, anche se poi certe volte. Vabbè, comunque qui, cioè, parliamoci chiaro, perdiamo le partite perché abbiamo una fase difensiva ridicola. E abbiamo gli attaccanti che non fanno gol manco se gli sposti la porta. La Duda mettere dentro Bianchi mano perché sennò non c'è una persa. Il Bomber mi piace molto Resident Evil. O meglio, Resident Evil. Esonerato grosso, questo lo sapevamo. Infortuni del Perugia, insomma niente di nuovo. Vabbè. Ragazzi, io direi che ci fermiamo qui per oggi.
Non perdete il prossimo episodio perché andiamo un attimino a vedere il calendario. Abbiamo, sì, abbiamo il Cittadella, eccolo qua su, però forse voi non lo vedete. No, in realtà lo vedete, non vedete il Cittadella, vabbè, ve lo dico io sotto il mio faccione. Abbiamo il Cittadella il 23 dicembre, poi abbiamo l'Ascoli il 27, poi il Livorno il 30 e poi finalmente c'è la pausa, ma soprattutto inizia a gennaio, il che significa calciomercato e soprattutto arriva Nasri, cioè arriva. Cioè abbiamo già, però può giocare finalmente anche Nasri. Quindi potremo inserirlo finalmente nell'11 al posto del fantasma di Dragomir. Quindi, io vi ringrazio per aver seguito questa live o questo video su YouTube, se lo stai guardando su YouTube. Non so quando avrò tempo di fare un'altra live, ma comunque come sempre vi avviso su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, il link lo trovate in descrizione se state guardando su YouTube, oltre a tanti link utili, quindi buttate sempre un occhio alla descrizione del video. Detto ciò, grazie della compagnia e ci vediamo alla prossima.